E ci colleghiamo da Brindisi in montagna, in realtà, perché io sono qui da diversi giorni. A brevissimo darò la linea al mio collega Nico Basile, perché quest'anno vogliamo omaggiare le giornate medievali che si svolgono proprio qui nel borgo in provincia di Potenza in una edizione digitale. Infatti noi l'abbiamo nominata Giornate Medievali Digital Edition proprio perché, a causa dell'emergenza sanitaria, queste giornate, che solitamente vengono celebrate nell'ultima settimana di ottobre, per questa 22esima sua edizione verrà celebrata in maniera digitale attraverso una nostra diretta che partirà alle ore 10:30 proprio su tutti i nostri canali. Ci saranno anche i canali social molto attivi, vi mostreremo in anteprima attraverso delle foto il backstage di quello che abbiamo realizzato in queste giornate. Vi parleremo del territorio tutto, quindi dalle eccellenze culinarie, andando insomma a raccontarvi quelle realtà imprenditoriali che nascono nell'agro di Brindisi in montagna, poi quelli che sono i protagonisti. Daremo proprio voce a chi in queste giornate di solito le celebra qui al castello. Ci troviamo proprio all'interno di una delle stanze del castello, sotto di me, a distanza di qualche metro, davvero, il mio collega Nico Basile, che insieme a dei protagonisti, nonché il primo cittadino di Brindisi Montagna, Gerardo La Rocca, e poi Stefano La Torre, che è il coordinatore di tutti i figuranti che solitamente con il suo gruppo sono davvero itineranti in tanti borghi più belli d'Italia, e anche qui a Brindisi Montagna non è una prima volta per loro, hanno celebrato in maniera digitale per noi e per voi ovviamente queste giornate. Loro saranno solo alcuni dei protagonisti, poi ci saranno tante testimonianze che abbiamo raccolto in queste giornate, cercheremo di raccontarle al meglio, cercheremo di farvi vivere come meglio ci è stato concesso, grazie all'aiuto di colleghi che dietro di me hanno lavorato in sinergia in queste giornate, proprio perché non vogliamo farvi perdere questa emozione di questo borgo che mi ha affascinato la prima volta per me qui in provincia di Potenza, Brindisi Montagna. Da pugliese ho avuto un po' di difficoltà ad ambientarmi con il clima un po' più rigido, però ne valsa la pena e sicuramente tornerò, speriamo già il prossimo anno con la 23esima edizione, sperando appunto si possa celebrare come tutte le altre. Quindi io restituirei la linea, però voglio ricordare i nostri telespettatori di rimanere con noi, perché tra pochissimo, 10:30, iniziamo con la nostra lunga diretta.